verità. Ma io vado dietro a Valtacchiari e dico, dai, ma è andato, e non vuoi. Povero Papa, anche lui, ha dovuto dimettersi anche, si è dimesso il Papa, non c'è più il governo, non abbiamo più una sicurezza. Allora io volevo però chiudere con ottimismo, allora vorrei chiedere, con cortesia, di avere un elegio per fare una cosa. Avete notato che negli ultimi tempi si è parlato sempre di catastrofi, catastrofi, grazie. Ci sono state addirittura non solo le catastrofi, ma anche le profezie, Nostradamus. Non ce n'è una positiva. Non ce n'è una positiva, che l'oroscopo è il contrario della profezia. L'oroscopo dice che va sempre bene. Avrai novità in amore, ti lascio tua moglie. Che cazzo di novità è questa? È una novità, prendila. Si apre un nuovo orizzonte. Ma come è un orizzonte? Paga gli alimenti? Quale orizzonte si apre? Mi si chiude la vita. E invece la profezia è chiara. Nostradamus dice mille, non più mille. Dovevamo finire col millennium bug nel 2000. I computer andare in mezzo. Niente, non è successo niente. Le profezie servono per noi. Perché quando tu fai la profezia negativa dici, beh, ho una vita di merda, ma sono vivo. E questo che... Allora io ho trovato, grazie a una ricerca, e chiedo anche ai miei musicisti di accompagnarmi, ho trovato l'unica e ultima profezia positiva che abbiamo oggi, e ve la leggo prima di chiudere, proprio come prima di andare a letto. Allora la profezia è, diciamo chi è che l'ha fatta, l'ho trovata ravanando sui computer, è sull'Apocalisse morbida, è del tutto sconosciuto da questo signore che si chiama Clemente, un monaco dissidente dell'undicesimo secolo, una specie di prete operaio per quell'epoca, che contiene anche alcuni riferimenti all'Italia del 2013. Ora ve la leggo e chiedo proprio di accompagnarmi con un sottofondo adatto a una profezia buona, per cui come se fosse una favola che ha un lieto fine. Allora, grazie. Nel 2013 Silvino il Breve, un noto ricco italiano, decise alla fine di abbandonare la scena politica, ammettendo a malincuore di aver cesellato i cotidiani dei Maroni all'intera nazione. Si liberò dei propri beni, donandoli ai poveri del paese, compresa la ex moglie, e spiegando che ne avrebbero comunque fatto miglior uso dei propri eredi. Al governo, quasi a sua insaputa, salì un politico emiliano, alla guida di un governo di sinistra, che per una volta, almeno una volta, fece qualcosa di sinistra, aumentando i salari, diminuendo il potere della finanza e, cosa incredibile, abbassando le tasse quasi di un terzo per tutte le fasce di popolazione. Il provvedimento fu possibile grazie a una durissima lotta all'evasione fiscale. I controlli erano così severi che molti idraulici, per non emettere fattura, chiedevano più soldi ai clienti, sostenendo che rischiavano più di loro con la multa. Furono tassate per la prima volta nella storia anche le proprietà immobiliari e le attività commerciali della Chiesa. E questo sì, fu l'inizio della fine del Vaticano. Accade che un papa per la prima volta si rivolse al compro oro per poter pagare le tasse e l'IMU sulle proprietà commerciali.